Buongiorno a tutti ragazzi, bentornati. Siamo qui per la reaction di Denver Nuggets Dallas Mavs. In questo format, ragazzi, come spero tutti sappiate, io non conosco i risultati, non ho visto nessun highlights, non ho visto nessun box score, per cui è totalmente alla cieca. La partita è stata consigliata ieri su Twitch, Denver Nuggets Dallas Mavs, per cui spero che la scelta sia stata giusta. Se siete pronti, schiaccio play e si comincia. Eccoci. Due, come possiamo considerarle? Deluse per ora della stagione, entrambe con aspettative molto alte, e però probabilmente con due dei principali candidati MVP della stagione. Che dire, Gary Harris intanto a segno, vediamo la prima azione di Jokic contro Cole Stein e arriva l'unicorno. Doncic per il 2 più 1. Allora, che dire ragazzi, due squadre da cui ci si aspettava decisamente di più, le due stelle stanno performando a livello statistico in praticamente quasi tripla doppia di media, Jokic tripla doppia sicura, Doncic siamo lì, per quanto riguarda Luka ha iniziato molto piano la stagione, adesso si sta riprendendo, ora non so nello specifico in questa partita quali saranno le sue cifre e soprattutto quale sarà il risultato finale. Sta di fatto che i Nuggets, dopo un inizio veramente difficile, stanno risalendo piano piano la china. I Dallas Mavs erano riusciti a risalire a livello playoff, adesso il record si attesta sempre attorno al 50%, il che è un po' pochino per entrambe. Intanto ballerino Nikola Jokic, che con 10-15 kg in meno è un giocatore straordinario. Io come sempre ragazzi ho il mio caffè qui, ogni tanto lo degusto. Mentre Bobanone, se hai bisogno di punti veloci, tanti e subito, Bobanone è il numero uno. L'atletismo di Jokic. Oh. Il redivivo James Johnson, che è tornato per fare la guardia del corpo di Luka Doncic e si trova ad avere un ruolo, finalmente Luchino che schiaccia. Nella partita scorsa era stato insultato da tutti i compagni perché non aveva schiacciato in campo aperto, qua invece ci ha dato. E Jamal Murray, che secondo me, almeno a parere mio, è la vera delusione di questo inizio di stagione. Piede, madonna mia, cosa ha fatto questo? Tecnicamente, ragazzi, non si discute proprio. Tanto pick and roll, uno dei pick and roll più immarcabili della storia, secondo me, Doncic Porzingis. Soprattutto se Lettone dovesse convincersi ad andare più spesso verso canestro piuttosto che fermarsi da fuori d'arco, anche se la mano è quella che vedete qui. Tanto James Johnson che porta palla in assenza Doncic è una novità. E quanto è forte Jalen Brunson, tanto forte quanto brutto. Oh, c'è anche Michael Porter Jr. Ben arrivato. Mamma mia, oh, James Johnson veramente, era dei tempi di Miami che non bella palla di Campazzo, ragazzi. Che palla ha dato Campazzo? Tanto Campazzo, ragazzi, ci si aspettava tutti che potesse far divertire. E il problema è che viene usato più che altro come, non come portatore di palla, cioè molto spesso non è lui a portar palla, ma magari Gary Harris o Monte Morris, e per cui gli togli tanto, gli togli troppo forse. Tanto la difesa dei Mavs ha subito 67 punti nel primo tempo,
Non bene, partita a quanto pare ad alto punteggio, mi verrebbe da dire. E non è finita. Quindi 70 punti nel primo tempo. I Mavs devono assolutamente mettere a posto la difesa da quello che si è visto in questo inizio di stagione. Per carità, manca Josh Richardson, però spero che sia una partita combattuta, eh. Finora siamo stati molto fortunati, qua siamo sul più 12 Denver Nuggets. Tra l'altro Paul Millsap, che l'anno scorso prendeva 35 milioni, che palla di Jokic, ragazzi. L'anno scorso prendeva 35 milioni, quest'anno è al minimo salariale e non è male, eh. Non è male un Millsap, sebbene 35enne, al minimo salariale. E neanche questo qui biondino, è malaccio. Meno 5 intanto dalla Smaps, quindi partita nuovamente in equilibrio. Gancio. Gancio. Vec old school di Jokic. Bella difesa di Brunson qua. Che il fisico ce l'ha. Sembra un Fisher nuovo stampo. Però anche Will Barton, gran movimento. Di attaccanti i Denver Nuggets, ragazzi, ne hanno veramente tanti. Perché tra Gary Harris, Will Barton, Kevin Porter, sì, Kevin, Michael Porter Jr., Nikola Jokic, Jamal Murray, è veramente un quintetto offensivamente al top. Mentre palla tutto campo di Jokic per l'80 pari. In un parziale di 11-0 Mavs, 82-80, e bel movimento di Michael Porter Jr. che manda al bar Luka Doncic. Bella partita, ennesima bella partita, ragazzi. Cioè, mi consigliate sempre benissimo. Mamma mia. Madonna, che palla gli ha dato. No, Luke. In terzo tempo, mamma mia. L'uso del piede perno comunque di Luka Doncic è qualcosa di fenomenale. Fenomenale, direbbe Dan Peterson. Split, palla sulla linea di fondo per il taglio di James Johnson. E Mavs in vantaggio, più 5 alla fine del terzo periodo, anche se qui c'è la tripla di Michael Porter Jr. per il meno 2. Bellissima partita, ragazzi. Mentre Trey Burke, il re di vivo. Quinto periodo. Eh sì, quinto periodo. Bene, è mattina presto, ragazzi. Comunque, Nuggets di nuovo sopra di 3. Brunson contro Campazzo. Bella difesa di Campazzo. Peccato che poi tutti gli altri non abbiano cagato di striscia James Johnson. Di nuovo meno 2 Mavs e Michael Porter Jr. che va a portare a più 5 i Denver Nuggets. Altra tripla di James Johnson. Ma quanti punti ha fatto James Johnson, ragazzi? Dopo guardiamo il box score perché sono veramente curioso. Oltre a essere veramente euforico. A 14 c'è scritto là sotto. Mentre già Michael Green. Recupero palla Doncic, meno 2 Mavs a 5 minuti dalla fine. Abbiamo una partita, signori. Abbiamo una partita. Taglio ancora di James Johnson. La difesa dei Nuggets non ha armi contro questi tagli sulla linea di fondo, eh. Segnatevelo perché potrebbe essere un buon tema tecnico per i prossimi video. Intanto sorpasso Nuggets, tripla di Porter Jr. Movimenti in post. Apre Jokic per il sosia di Jeremy Grant. Gli stessi capelli. Chi è? PJ Dozier? Palla in post per Jokic che si gira come un ballerino e poi ha le mani di velluto per il più 5 Nuggets a 2 minuti dalla fine.
più 4 Nuggets, tripla dall'angolo, Porter Junior, mi sa che la chiude qui. Mi sa che la chiude qui, più 7 Denver Nuggets, vediamo se Luchino riuscirà a mettere. Eh sì, mette la tripla, la rettina non si è neanche mossa. Più 4 Nuggets, più 4 Nuggets e sbaglia la tripla, che comunque non avrebbe cambiato le sorti di questa partita. Altra bellissima partita, ragazzi, altra bellissima partita. Guardiamo un attimo il box score. Mills ha soli 19 minuti. Comunque abbiamo un 20-10 di Jokic con ottime percentuali, 6 palle perse, sopra media. 16 Jamal Murray che continua però in 25 minuti, ha giocato molto poco. 10 Gary Harris, Michael Porter Jr., man of the match, 30 punti con 6 su 10 dall'arco e 10 su 18 complessivo dal campo. 17 già Michael Green e Campazzo con un più 12 di plus minus nonostante nessun punto a referto e due assist, due rubate e due rimbalzi. E Michael Porter Jr. finalmente è rientrato, è stato fuori parecchio causa Covid e speriamo che ora possa finalmente performare per quello che gli avevo previsto io, ovvero possibile giocatore più migliorato. Erano in due in questa squadra, ma Jamal Murray sta decisamente deludendo rispetto a quello che abbiamo visto nei playoff dell'anno scorso. Vediamo ora le cifre dei Dallas Mavs: 35, 16 e 11 per Doncic, tripla doppia e plus minus positivo, quindi con lui in campo e vabbè, con Coley Stein sarebbe stata una debacle Nuggets, però 35 per lui, 19 Hardaway, 16 Porzingis, che prende sempre troppo pochi rimbalzi rispetto al potenziale. James Johnson ha pescato il jolly in questa partita, 16 punti, 7 su 8, 2 su 3 dall'arco. C'è da dire, tanto bel movimento senza palla di James Johnson, almeno da quello che si è visto da questi highlights. E ovviamente se ti muovi senza palla, Luchino Doncic te la fa arrivare con tanto di fiocchetto, pronta per essere depositata a canestro. E ragazzi, altra bellissima partita, vincono i Denver Nuggets 117 a 113. Ora posso andare a vedermi anche tutti gli altri highlights della notte. Noi ci vediamo forse in pausa pranzo, vediamo un attimo come va la giornata lavorativa, altrimenti ci vediamo nei prossimi giorni. Oggi alle 18 esce il consueto video giornaliero ed è il video richiesta Est contro Ovest. Giovani e meno giovani, ci vediamo alla prossima. Un saluto. Il Franz.